Salve popoli di Games Square e benvenuti in una nuova rubrica che tratterà tutti i mostri e le creature che affrontiamo quotidianamente nei videogiochi. Per questa prima puntata ho scelto gli zombie, parleremo di come sono nati all'interno dei vari media e soprattutto della loro evoluzione all'interno dei videogiochi. Quindi bando alle ciance e partiamo con questa rubrica. Benvenuti in Monster Story. Lo zombie è figlio delle leggende nate attorno alle pratiche voodoo, dove si narrava che particolari sciamani potessero annullare la personalità di un uomo e schiavizzarlo. Il frutto di tali macumbe, però, è ben lontano da quello che noi videogiocatori moderni riconosciamo come morto vivente. Tutti noi che oggi passiamo le nostre ore su Dead Rising 4 e compagnia bella, dobbiamo ringraziare un uomo, tale George A. Romero. Il regista americano che nel lontano 1968 creò gli zombie. La pellicola La notte dei morti viventi nasceva con uno scopo ben preciso, la denuncia del nucleare, tema vitale negli anni della Guerra Fredda. Qui ritroviamo lo zombie iconico, lento, stupido, in decomposizione, ma soprattutto affamato di carne umana. Da quella pellicola che sancì Romero come papà dei mangiacarne sono passati oltre 50 anni e tante pellicole hanno cercato di sortire gli stessi effetti. Ma quando gli zombie sono entrati nel mondo dei videogiochi? Le primissime apparizioni dei mangiacervelli le ritroviamo esclusivamente in videogiochi di ruolo, RPG e JRPG. In questi casi i non morti sono sempre stati relegati al ruolo di nemici posti all'inizio dell'avventura, presumibilmente a causa della loro scarsa intelligenza. In un gioco di ruolo, si sa, conta sempre l'intelletto, e parliamo di una creatura che non è in grado nemmeno di comunicare, figuriamoci invocare incantesimi affini. Un altro passo in avanti avviene con la serie dei Castlevania lungo gli anni 80, ma essendo una serie incentrata sui vampiri, come mitologia vuole, gli zombie sono meri sgherri al servizio di un'intelligenza superiore e millenaria, quella dei vampiri per l'appunto. La rivoluzione avvenne con un genere di giochi che prese il nome di survival horror e nello specifico con l'apripista Alone in the Dark, nato nel 1992, ma a pochi anni di distanza un gioco prese ispirazione dalle buone idee del titolo di Infogrames. Resident Evil nacque nel lontano 1996 sulla gloriosa PlayStation. Capcom, lo studio che diede vita a un brand destinato a fare storia, creò per la prima volta in un videogioco uno zombie che non era una creatura magica, non era al servizio di qualche essere immortale, ma era frutto dell'uomo e di esperimenti su altri esseri umani, donando all'avventura una grande angoscia. Nelle nostre menti di adolescenti degli anni 90, infatti, quello che vedevamo poteva avverarsi perché aveva connotazioni con la realtà. Multinazionali con affari loschi, esperimenti che si ribellano ai propri creatori e luoghi che non erano monti incantati e boschi fatati, ma location della civiltà odierna. Lo sforzo di immaginazione che dovete fare è arduo. Si deve pensare che prima di Alone in the Dark, Resident Evil e Silent Hill, il genere dei survival horror non esisteva. Noi videogiocatori stavamo vivendo emozioni del tutto nuove. Torniamo però al punto focale dello speciale, gli zombie. Non essendo caratterizzati da forza e intelligenza, puntano sempre sul numero. Il virus si diffonde, se si viene morsi si viene infettati e si diventa inevitabilmente uno di loro, morendo e poi resuscitando sotto forma di mostro. Da questo momento storico iniziano anche le prime sperimentazioni. Con The House of the Dead ritroviamo zombie in uno sparatutto su binari e pian piano i non morti entrano sempre più nella nostra cultura, tra cinema, fumetti e videogiochi. A mio modesto parere, c'è un momento preciso in cui la percezione degli zombie nei videogiochi cambia: il 2006, l'anno di uscita di Dead Rising su Xbox 360.
Il gioco è ormai conosciuto a livello mondiale e seppur a livello di canovaccio ritroviamo delle similitudini con Resident Evil e con la cinematografia sui morti viventi, la percezione del giocatore cambia. Gli zombie non fanno più paura, sono lenti, stupidi e ci permettono di fare qualsiasi cosa vogliamo, perfino mettergli in testa buffe maschere. Dead Rising non è certo il solo ad aver intuito quanto gli zombie possano essere divertenti. Valve sfruttò l'elemento della cooperazione tra giocatori per creare Left 4 Dead e Rockstar ha creato quello che considero uno dei più bei DLC mai fatti, Undead Nightmare, espansione standalone di Red Dead Redemption. Che tra l'altro dobbiamo notare alcune differenze in questi giochi con lo zombie classico, uno su tutti, la corsa, cosa che ha influenzato pellicole come 28 giorni dopo. Persino il brand di Call of Duty iniziò a inserire una modalità zombie parallela a campagne multiplayer, con enorme successo. Ultimo tassello sono i survival game, a cui ha dato gli albori DayZ, mod di Arma 2, diventato apripista di un nuovo sottogenere che ha dato vita a una moltitudine di cloni. Lo zombie è quindi sdoganato ovunque, lo ritroviamo in tutte le salse e ormai non ci spaventa più, non è più capace da solo di veicolare emozioni che non siano il divertimento nel far a brandelli eserciti di non morti. L'unica vera e reale forza che è rimasta a questa creatura è quella di gettare il mondo nel caos, rivelando così la vera natura degli esseri umani, sopravvissuti e sopravviventi in un mondo privo di regole. Sono proprio i giochi, i film e le serie TV che, mettendo l'accento su questo aspetto, si sono contraddistinte. The Last of Us nei videogiochi, The Walking Dead in fumetti e telefilm, perché alla fine a far davvero paura è la natura umana. Finisce qui la prima puntata della nostra rubrica. Se il video vi è piaciuto, ricordate di commentare e mettere un like e di seguire gamesquare.it sul sito ufficiale e sui social, come Facebook, Twitter e Ludomedia.